Ciao a tutti e benvenuti al tutorial su come utilizzare il cloud computing. Praticamente voi affittate un computer che sta da un'altra parte, ma lo usate da casa vostra, dal vostro ufficio. Ed è fantastico perché se voi avete un computer non tanto potente, o se avete bisogno di più potenza di calcolo, o se avete anche solo bisogno di utilizzarlo come server per altre cose, quindi dove si possono caricare file o caricarci qualcosa che altri scaricano, bla bla bla, vedete voi come vi è più utile, potete farlo grazie a questo cloud computing. Si chiama Vultr, facciamo login. Praticamente qui avete adesso, appena entrate, avete le macchine che voi avete connesse, quindi se voi ne avete una potete entrare, altrimenti fate deploy new server per affittare un nuovo server, e qui avete le varie location di dove si trovano, cioè Parigi, Amsterdam, Francoforte, eccetera. Parigi è la più vicina a casa nostra, cioè quella che avrà un ping più basso. Se voi volete potete prendere anche tipo quella New York. A New York abbiamo il vantaggio che c'è questa macchina qui molto powerful, che ha 24 CPU, e quindi un 24 core, V-core, e 65 GB di memoria e 15 TB di larghezza di banda. I 640 euro che vedete lì, oltre 700, vabbè, gigabit SSD, oltre i 640 euro che vedete, voi avete anche la possibilità di pagare ad ore. Quindi significa che pagherete 0,95 centesimi di dollaro, quindi sono meno, ad ora. E quindi se fate il calcolo vi conviene, se volete fare un render che magari vi prende una settimana sul vostro computer di casa. Io ne avevo uno che non riuscivo a fare, ma al 70% della qualità comunque impiegavo 103 ore, e veramente tanto, mentre con questo ce l'ho fatta in 10 ore. Il calcolo e sull'elettricità spesa fa sì che io ci abbia guadagnato, quindi in 10 euro ho guadagnato, anche se poi vi spiegherò perché avrei fatto meglio a non utilizzare questa macchina. Qui avete i server che sono condivisi con altri, quindi vuol dire che se altri che lo stanno condividendo vogliono pagare di più per avere più potenza di calcolo, o comunque stanno utilizzando molto computer, voi venite peggiorati, cioè subirete una peggiorazione nelle prestazioni. Ecco perché esiste questo: istanze dedicate. Ce ne sono a Tokyo e a New York, e praticamente voi potete scegliere una macchina che è completamente vostra, è proprio una macchina vostra che potete utilizzare come vi piace di più. Qui la musica sta andando avanti, aspettate un attimo, esci, ok? E praticamente questo mi ha fatto sì, invece, affittando questa qui da 8 CPU, che io ci mettessi non in realtà le 15 ore che ci ho messo con l'altro, ma ce ne mettessi veramente 10. E inoltre sull'altro mi si era piantato perché avevo poca RAM e avevo fatto un casino io, ma questo è un problema mio. Poi ho risolto con questa macchina qui mettendoci 5 ore in meno, quindi il 30% in meno circa, e riuscendo a farcela, perché praticamente qui non avevo vicini chiassosi, cioè noisy neighbors, come troverete scritto qua. È fantastico e costa anche meno, costa paradossalmente meno, costa 35 centesimi di dollaro all'ora, e è la macchina che io uso per fare i render o per comunque per lavorare intensamente. Se no c'è anche questa qui da poco con due CPU, che praticamente questo è il computer con cui sto registrando adesso, un po' più potente anche, e mi costa soltanto 8-9 centesimi di dollaro all'ora. Ora andiamo sulle cloud, perché ai fini del tutorial mi interessa soltanto spiegarvi queste cose. Perciò prendiamo questa macchina a Parigi, una che adesso scegliamo, e possiamo selezionare il tipo di sistema operativo che ci sarà, perché sono server, non sono macchine con preinstallato un sistema operativo, quindi dobbiamo andarci a installare qualcosa. Possiamo utilizzare tutte queste, ma io personalmente non le uso. Perché? Perché uso una custom ISO, io voglio lavorarci come desktop, quindi è un'altra cosa, e voglio lavorarci come sto lavorando sul computer e non come server, perché mi interessa poter fare i lavori con Blender. Quindi vado su aggiungi nuova ISO, se non ne avete ancora, e da qui, andando a fare aggiungi ISO, io li posso andare a caricare, ad esempio questa di Ubuntu Studio, la versione di Ubuntu che uso io. Quindi andiamo su Direct Link, copia questo link, facciamo un test, quindi Ctrl V, aspettiamo e vediamo se mi scarica il file, se mi parte lo scaricamento. Se funziona, io posso utilizzare questo, e sì, funziona, fantastico, salva file, ma non lo faccio, perché questo salva file lo farà direttamente Vultr. Quindi andiamo qua, aggiungi ISO, Ctrl V, upload, che io adesso non lo faccio perché c'è già, e non avrebbe senso, è un casino di server, non mi sembra giusto. E eccola qua,
ce l'abbiamo. Ora andiamo su Instances. E quello che io vi consiglio di fare è non affittare subito la macchina più potente, come ho fatto io, errore mio, ma di prendere, deploy new server, ma di prendere questa qui, custom ISO, semicarica, ok, Ubuntu Studio, ma prendo questa qui da $5 al mese, se la lasciamo accesa tutto il mese, e sono 0,7 centesimi all'ora, veramente niente, quindi ve la consiglio altamente. Non è molto performante, ma per quello che ci serve, cioè andare a installare il sistema operativo e creare un'immagine successiva che utilizzeremo poi per risparmiare tempo sulla macchina più potente, se no dobbiamo ogni volta installare il sistema operativo sulla macchina e ci porta via mezz'ora, 40 minuti, invece a farci impazzire. E se lo vogliamo utilizzare tipo per un'ora non ha senso, o se siamo in giro ci serve tac la macchina. Quindi potete farlo anche dal telefono, se avete uno schermo potente a grande. Quindi prendiamo questa, che ha una CPU, 768 MB di memoria e 1 TB di banda di utilizzabile. Io ne ho utilizzata massimo 0,7. E ora diamogli un nome. Il nome sarà Per Tutorial, l'avevo già fatta prima. E gli diamo IPv6, se vogliamo dargli IPv6, e Private Network, se volete, alla virtual machine, e le auto backups. Le auto backups sono molto utili, però in questo caso non ci servono, anche perché poi il prezzo sale con le macchine più potenti. E invece la DDoS Protection, ovvero Denial of Service Protection, che vi protegge dagli attacchi mirati sulla vostra macchina dall'esterno, tipo quello che ha subito Pokémon Go di recente quando è stato creato, che ha bloccato tutto il server. Ora, qua non ci serve perché è un tutorial e quindi non è necessario, e lo utilizzeremo per poco. Deploy now, ma adesso non lo faccio perché ce l'ho già. Quando noi lo faremo, lui andrà ad installare il sistema operativo. A installare la macchina virtuale, e poi noi entrando dentro questo qui, vediamo che a Parigi, possiamo andare direttamente a installarlo. Quindi andiamo qua su View Console e qui abbiamo le statistiche intanto che aspettiamo, e se vogliamo possiamo osservare come è stato utilizzato, si sta lavorando, le spese. Ecco qua, la console si sta caricando ora. Eccola qui, non è velocissima perché la mia connessione di casa è quello che è, perciò noi aspetteremo. O meglio, facciamo una cosa, adesso io mi connetto non con wifi, ma con l'altra. Allora, la prima cosa che faccio, vista la mia velocità, è vado su Desktop Settings, le mie impostazioni del desktop, e vado a eliminargli lo sfondo, perché voi dovete caricare tutto quanto ogni volta. Perciò vi carico un'immagine per ogni spostamento e azione che effettuate, eliminando direttamente il desktop, quindi dandogli nessuno. Dai. Quindi dandogli nessuno, noi eliminiamo una grossa parte di caricamento, se avete una connessione come la mia. Ecco, qui avete il mouse, qui avete tutto. Se voi volete aggiustarvi la dimensione della finestra secondo il vostro... secondo il vostro desktop, andate su sistema e no, su favorite, settings manager e display. Quindi qui voi non potrete purtroppo avere uno schermo HD, ma potete avere uno 1280x720, che è comunque un 16 noni e può tornare utile. Io preferisco 16 noni. Ecco qua, fatto. Torna indietro e chiudi. Ora, noi possiamo utilizzarlo in questo modo, quindi senza andare a installare il sistema operativo se non ci serve, oppure possiamo andare proprio ad installarlo. Quindi installa. Aspettiamo un attimino. Perché comunque... Ah, ok, sta partendo. Andiamo a selezionare la lingua, italiano in questo caso, e avanti. Eccoci che ci troviamo sulla schermata di scaricare gli aggiornamenti. Sì, tanto non ho connessione paura, quindi non vi preoccupate. Installare software di terze parti, sì, può tornare utile sul momento, senza andare a cercare robe nel mentre. Quindi visto che paghiamo, facciamo tutto quanto fatto alla veloce, per poter lavorare molto velocemente.
quindi avanti, tenere la macchina accesa il meno possibile. Io personalmente qua sulle selezioni vado a togliere Blender perché me lo scarico manualmente dal sito, che è la versione è molto più avanti. Ok, quindi avanti. Altro, vado a dargli altro perché io devo configurare manualmente e personalmente le caratteristiche della macchina in quanto poi le voglio migliorare. Andiamo su nuova tabella partizioni. Fa strano vederlo in italiano, che io lo uso sempre in inglese. Allora, avanti, e andiamo a mettergli sullo spazio libero una memoria di swap che torna sempre utile, quindi diamogli uno swap di, considerando che lo utilizzeremo con una macchina molto più potente, io direi 5120. Partizione, diamogli la logica. All'inizio è importante di questo spazio perché è area di swap, in quanto noi vogliamo utilizzarla come swap sempre fisso, sempre quello, non di più. E poi sulla parte finale andiamo a installargli il sistema operativo, perché se non lo facciamo qua, errore già fatto, dovremo poi non potremo poi aumentarlo, perché noi andremo ad affittare altre macchine con questa immagine, ma saranno di capienza maggiore, quindi dovremo aumentargli la capienza tramite Gparted, gestore delle partizioni. Quindi qua andiamo a installare il sistema operativo alla fine primaria, questa è tutta la dimensione che possiamo allocarci, e punto di mount abbiamo la principale, quindi possiamo sceglierla principale, fantastico. Ok, se volete dargli altre partizioni potete farlo, ma tenete sempre conto che quella che potete poi allargare è soltanto l'ultima, non quelle prima. Perciò qui abbiamo installato tutto, installa, fantastico. Volete fare questo? Sì, vogliamo fare proprio questo, e avanti. Qui mi dà la location che non è la vostra, fate attenzione, perché qua è da dove scaricherà gli aggiornamenti e tutto quanto, il server che utilizzerete. Io sono in Italia, ma il computer non è in Italia, è a Parigi, e questo qui è molto migliore. Quindi poi se saremo a New York vi ricordate che è meglio utilizzare qua, perché cambia tantissimo la velocità. E li dovete poi cambiare manualmente se lo impostate adesso a Parigi. Quindi avanti. Ma adesso va bene Parigi, quindi scarica gli aggiornamenti e si installa subito. Vabbè che sto spendendo niente, spendo meno di un centesimo. Però, allora, qua dobbiamo scegliere la tastiera. Ora, ho parlato con loro e mi hanno detto che loro di default utilizzano quella degli Stati Uniti, americana. Perciò noi dovremmo tecnicamente utilizzare quella, ma visto che abbiamo la tastiera italiana e sappiamo usare quella italiana, cosa facciamo? Andiamo a selezionare Italia. Quindi, ho sbagliato a scrivere, scriviamo Italia. Come on. No, vabbè, vado in TQ, è sbagliato, Italia. E eccoci, italiana, ok. Italiana, seleziona. Fantastico. Però, qual è il problema? Che noi abbiamo la tastiera italiana, ma loro utilizzano la tastiera inglese. Questo significa che i miei tasti vengono tradotti in inglese con la loro tastiera e poi vengono messi qua. Quindi, se noi adesso scriviamo punto interrogativo, caspita, non viene il punto interrogativo. Come risolvere? Allora, dobbiamo cambiare qui sulla nostra sistema di tastiera, keyboard settings, layout, togliamo quello di default che di base è installato, e gli andiamo ad aggiungere, io ne ho altre, andiamo ad aggiungergli English United States, quello che usano loro. Quindi facciamo... dov'è? Facciamogli nuovo, aggiungi, non mi fa aggiungere probabilmente perché ne ho messe troppe. Comunque andiamo a dargli aggiungi e potremo poi, eliminiamo, ok che non mi serve, ok, aggiungi, gli andiamo a mettere United States, English US, ok, e selezioniamola, English. Ora se noi testiamo vedremo che punto interrogativo è punto interrogativo, magnifico. Però fate attenzione, avete un problema con questo sistema di conversione, che non potete utilizzare Alt GR, quindi non potete fare la chiocciola, non viene fuori, viene O. E come fate? E niente, quello dovete cercare su Google, cercare chiocciola, simbolo della chiocciola, e fate copia e incolla, CTRL C e CTRL V dove vi interessa, è l'unica, tanto non lo usate sempre, però nel caso dovete fare così. Avanti. Ora, il vostro nome. No name. La chiamiamo no name.
anzi, sì, no name. Ciao, cosa fa? No name. Lei il nome del computer, da tutorial, mettiamo, il vostro nome utente no name, e scegliere una password. Una password, ve la consiglio, potrebbe salvarvi in certe situazioni. Questa, se utilizzate poi l'immagine che io metterò a disposizione, se riesco a farla, la trovate, che trovate nei commenti, sì, nei commenti, nell'info box in basso, praticamente... Fatemi chiudere, che la luce si vede meglio. Ok, scegliere una password. Ora ne metterò una stupidissima che è per voi, e cambiatela subito, mi raccomando. Mettiamo computer. Sì, computer. Computer. E cifrate la cartella personale, così non si sa mai, qualsiasi sia il problema, siete a posto. Quindi avanti. Aspettiamo un attimo. Adesso andrà ad installarsi il sistema operativo. Quindi, intanto, visto che si installa, vi spiego. Da qua, voi avete un codice. Il codice vi permette di guadagnare su la gente che utilizza questo codice, o ancora vi permette di regalare a chi usa questo codice $20 in questo caso. È un'offerta speciale che durerà poco, poi torneranno 5 dollari, non è tanto, meno a noi 10 e a loro gli altri 5, quindi durerà poco. Quindi utilizzatela se siete ancora in tempo, mi raccomando, conviene a tutti e due. E questo è il codice, copia, e poi quando vi registrate voi gli darete un incolla, e da qua vi farà registrare. Quindi qui metterete il vostro nome utente e password, crea account e vi registrerete, e avrete, dopo aver fatto $10, avete la possibilità di avere questo codice che vi frutta un guadagno. Quindi credit card è il metodo di pagamento, oppure PayPal, io preferisco i bitcoin, eccoli qua, e potete pagare con i bitcoin direttamente. Quindi andiamo su server e vediamo lo stato, anzi no, qua. Ecco, si sta installando, sta scaricando per la precisione i dati. Quindi possiamo mettere in pausa il video e riprendere più tardi. Eccoci qua, il tutorial continua con il riavvio del computer, perché abbiamo completato l'installazione. Quindi riavvia ora, va benissimo. Sto registrando. Riavvia computer, ora è... Non possiamo fare niente, perché lui riavvierebbe direttamente con il nostro sistema operativo, con il disco di installazione del sistema operativo. Quindi dobbiamo toglierlo. Questo è molto semplice. Entriamo dentro e facciamo server stop. Quindi stoppiamo il server. Questo è come spegnere il computer. Quindi l'ha riavviato, ma non interessa che si riavvii con la ISO dentro. Quindi andiamo su settings, custom ISO, rimuovi ISO. Puoi rimuoverla, rimuovi l'ISO, lui automaticamente poi riavvierà il computer. Quindi aspettiamo un attimino che si riavvii. Da qua potete anche cambiare il vostro piano, quindi cambia piano e potete utilizzare una macchina più potente, cambiarlo direttamente da qua. Voi, quello che vi consiglio però è tenere sempre un timer sul vostro telefono con il tempo in cui avete la macchina attiva. Quindi quando voi arrivate quasi ad un'ora di registrazione di utilizzo, voi staccate, se non dovete più far altro, perché è inutile. Quindi 5 minuti prima dell'ora voi andrete qua, distruggi macchina, sarete distrutti server, e così almeno non pagate più. Ora guarda console, in questo preciso momento dovrebbe essersi avviato il sistema operativo non si è avviato. Quindi facciamo server restart. Questo è come schiacciare il pulsante di riavvio o il pulsante di accensione se era spento. Quindi aspettiamo un attimino. Chiudiamo qui, non mi interessa. Potete anche installarvi questo piccolo plugin che c'è per il desktop, fantastico. Alarm Clock, lo trovate sulla vostro software list.
è comodo perché gli potete dare un timer, se volete stare accesi non più di un'ora, guarda allarmi, gli dai, che so, un'ora, chiudi e partirà. Quindi gli diamo ok, fatto, e comparirà qui. Ah, in realtà non appare, vabbè, togliamo il tutorial. Ho sbagliato qualcosina. Allora, vediamo la console. Intanto che si carica, ritesto. Oh, dai. Education, arrange, align left, nope. Ok. Preferences, show control label. Ah, eccolo qui, ce l'ho fatta. Ho messo 2 ore, ho sbagliato qualcosina. Modifica. Tempo, 1 ora. Chiudi. No, tempo, 1 ora. Un secondo, 1 ora. Chiudi. C'è qualcosa che non va. Ah, timer. Ho sbagliato. Chiudi. Ok. Connessione criptata. Fantastico. Ecco che si è installato tutto. La password era computer, è vero. Semplicissima. Computer. E entriamo. Poi voi, se volete, gli date il vostro nome utente, gli date la vostra password, a seconda di quello che vi serve, se utilizzate la mia immagine, se no gliela date direttamente. Quindi siamo dentro, ecco il nostro computer, finalmente. Ovviamente è tutto preinstallato di default, quindi adesso noi andiamo a fare una cosa. Se volete registrare la passphrase di cifratura, ma essendo un computer virtuale non vi serve, tanto non avete problemi che fallisca l'hard disk o altre cose. Tutto cloud. Quindi impostazioni, ah, strano, in italiano non sono abituato. Impostazioni della scrivania, andiamo a toglierli, come abbiamo detto, la nostra desktop, nessuno, e chiudi. Ok, cose base di cui vi ho parlato, andiamo su display, in realtà si chiama schermo, e gli andiamo a dare i 16 noni che piace tanto a me. Applica. Ecco qua, 16 noni. Ora, quello che ci serve è niente, questo qua è il vostro sistema operativo. Quindi, da qua voi potete fare tutto quello che fareste col vostro computer. Qui vedete, avete 2 GB e 4 di spazio libero. Quello che vi consiglio, prima di creare questa immagine, installate tutto quello che vi serve. E quello che serve a me ora è emulatore di terminale, e andargli a dare super user do apt-get install, e gli vado a dare Synaptic, che è il gestore dei pacchetti in pratica. Quindi password computer, vai, vedrete da qui la velocità di scaricamento che è pazzesca. Sì, voglio installarlo, 12 mega, e li ha già scaricati in pratica, cioè è velocissimo. 25 mega al secondo di connessione, fantastico, anche di più di solito. Una volta mi ha scaricato 4 giga in... no, 2 giga in mezzo secondo. Cioè, boh! Quindi si sta installando. Estrazione ed elaborazione di triggers, fantastico. Ora mi serve anche gparted per andare poi a aumentare le partizioni. Gparted, vediamo se è installato. No, quindi andiamo a installarlo. Quello che vi consiglio di fare, se volete poi navigare sul web o utilizzare alcune applicazioni, di utilizzare ad esempio per fare i render con chiudi, per fare i render con Shipit Render Farm, che è la render farm di Blender. Aspettate. Ecco, quello che consiglio ancora, prima di tutto, pannello, aggiungi nuovi elementi e aggiungergli cose che non potete fare dalla vostra tastiera. Quindi ad esempio Ctrl Alt T per il terminale non si può mettere, quindi lo andremo ad aggiungere, ma gli andremo anche ad aggiungere il vediamo, vai giù, ah, eccolo qui, mostra scrivania, su wap, mostra scrivania, aggiungi. Questo è molto utile per tornare alla scrivania di base, chiudere tutto quanto. Se sta caricando troppo potete fare così. Quindi chiudi,
gli andò, gli vado anche a dare il terminale. Gliela metto qua. Emulatore di terminale. Aggiungi, crea avviatore. Sì, lo voglio. Fantastico. Questo torna molto utile. Quindi ci clicco direttamente qui. Devo aprire Synaptic. Ok. Giusto. Non ho utilizzato sudo. Oh, si apre tutto come quando installi il sistema operativo. Per questo è meglio fare un'immagine. Allora, andiamo ad aprirlo da qua. Gestore dei pacchetti. Password, computer. Entra. Eccoci qua. Quello che vi consiglio di installare è Java. È sempre utile Java per qualsiasi cosa. Quindi aprite al massimo, a palla, and cerca Java. No, cerca soltanto col nome. Ok, cerca Java. Quello che vi serve è default Java plugin per utilizzare tutto ciò che è Java. Quindi installa tutto, perfetto. Vediamo se mettiamo anche CoffeeScript, a volte torna utile, che è la versione libera di JavaScript, cioè di JavaScript, di Java in generale, quella dell'Adobe. Installato, gli vado a dare anche le dips. Installa. Come on. Fantastico. Ora, OpenJDK, no, SDT, gli vado a installare anche il plugin senza dipendenze, che può essere rimosso. Non lo so, però non si sa mai, lo installo. Poi, vediamo, cos'è che ci serve ancora? OpenJDK, vediamo se è stato installato, se è stato inserito correttamente. Sì, c'è. E non ci serve niente altro. Scarica gli aggiornamenti. Seleziona tutto. Sì. Che questo è importante. Fatelo. Applica. Ora verranno scaricati 101 MB e 428. Oh, ho già scaricato 101 MB. Magia. No, magia, potenza. Abbiamo soltanto la macchina più debole di tutte, considerate questo. Ora si installerà tutto quanto, quindi aspettiamo un attimino. È tutto in installazione. E abbiamo messo 7 minuti, ci abbiamo messo. Show details. Intanto che si installa tutto, vi voglio portare su gestione dei file. Allora, praticamente da qua quello che voi potete anche fare con la snapshot è salvarvi qualcosa che vi torna utile. Io ad esempio qua mi salvo sempre Blender, perciò se io vado su browser web posso crearmi un account, magari fatto già dal vostro computer, posso crearmi un account ad esempio con Google ti permette di scaricare e caricare praticamente all'infinito, quindi è fantastico, a differenza di Dropbox con cui mi sono trovato male perché non andava bene, insomma mi dava dei problemi di larghezza di banda e quindi dopo un tot mi bloccava tutto. Perciò io andrei su google.com e mi creerei un account apposta per il nostro trasferimento dal nostro computer a questo computer qua. Quindi non so, computer temporaneo punto e basta, sarà punto gmail.com. E con questo andremo sul drive e abbiamo 15 giga liberi da utilizzare per i trasferimenti che preferiamo. Ora, quello che invece interessa a me è scaricarmi Blender. Quindi andiamo su Blender. No, punto niente, perché è una connessione lenta e le immagini le carica lentamente. Quindi andiamo solo su Blender. Google mi troverà, a parte queste immagini di Blenders, appunto, mi porterà qua. Download. Ops, vedete che è molto lento, perché vi carica proprio l'immagine dal vostro computer. Quindi se avete una connessione lenta, fate attenzione a queste cose. Download, si aprirà. Eccoci qua. Ora, chiudiamo subito così mi carica, altrimenti mi rallenta tutto quanto. Aprendo il gestore dei pacchetti, così lui ricarica le immagini, eccetera. Anzi,
questa parte è esasperante, per questo vi consiglio di farlo una volta sola. Eccoci qua, andiamo sul Turbol, in questo caso dalle Netherlands, perché ci troviamo vicino alle Netherlands, 64 bit, e scarichiamola. Salva file. Ok, abbiamo scaricato con successo Blender. Quindi quello che ora noi andiamo a fare è scaricati, eccoli qua, Blender, estrai qui, bla 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 bla. Eccolo qua, andiamo a cancellare il file scaricato, rinomina, soltanto in Blender. Ok, questa cartella da scaricati la vado a spostare direttamente su, ad esempio, o me le creo direttamente il file sulla directory principale, cioè sull'installazione, oppure andiamo a chiamarla programmi che andiamo soltanto ad avviare. Quindi programmi, incolla, Blender, c'è, fantastico, e andiamo a dare collegamento sul desktop, oppure copiamo questo file, invia a desktop, scrivania. Andiamo direttamente a copiare questo file modificato a dovere all'interno della cartella local sulla nostra home, se sapete farlo, e questo rende le cose più veloci e semplici. E quindi qua stiamo ancora installando e aspettiamo, perché chiude automaticamente la finestra applicata alle modifiche. Andiamo a prenderci un caffè e torniamo più tardi. Welcome back, e si è finita l'installazione di tutto, quindi ora possiamo chiudere e dargli un spegni computer, perché ora andremo a fare, sì, Gparted l'ho installato, andremo a fare un'operazione spegni che in realtà non era necessario, e andiamo a spegnere anche qui la macchina, server stop. Ok, ora noi vogliamo utilizzare questa installazione anche più avanti, quindi per ora è gratis, le snapshots per ora le fanno gratis, non serve a comprare né niente. Andiamo a crearla per tutorial, snapshot per tutorial. Ah già, devo cambiare, qui ho messo la tastiera inglese, italiano. Per tutorial e creiamo una snapshot, che significa che prossimamente quando andiamo a prendere una macchina virtuale più potente, noi basterà che gli crea, ok, basterà che noi andiamo a dargli quella precisa configurazione che noi abbiamo dato adesso al server, ma non dovremmo più farla perdere 40 minuti, 50 minuti a farla. Quindi Parigi, ad esempio, snapshot, adesso si sta creando, appena ci sarà, ad esempio Fairy Light, io voglio utilizzare questa con il computer da 16 CPU. Bene, utilizzerò questo, anzi, ancora meglio, Dedicated Instances, con questo computer che è più potente che potete trovare per i render, per lavorare, in quanto non avete vicini chiassosi. E perciò utilizzate questa, gli date il vostro nome, adesso non lo faccio, ma gli date il vostro nome, prendi, e voi dovete aspettare 5, 10, 15 minuti a seconda di, per poterla caricare. Attenzione a non farlo con le macchine grosse, perché più è grande lo spazio, in questo caso sono 15 giga, più sono grandi, più sono questi giga, e più tempo ci vorrà a crearla e anche a ripristinarla, il che significa che voi sprecherete tempo. No, voi utilizzate sempre questa per fare le modifiche, utilizzate sempre questa macchina con quello snapshot. Quindi devo fare una modifica, prendo lo snapshot che mi interessa, questa macchina, entro, faccio le mie modifiche e gli vado di nuovo a dare una snapshot. Perciò entra qui si sta creando, e ne andrò a dare un'altra con la nuova, quindi questa qua la cancello, vi faccio cancella snapshot, delete, e avrò la nuova snapshot con... quante volte l'ho detto? C'è un rumore strano, tipo uccelli, che cosa strana. Comunque andrò a dargli questo nuovo nome. Ora, qui aspettiamo, se io voglio utilizzare questa istanza, quindi l'ho caricato, gli ho fatto le modifiche che devo fare, e dopo voglio utilizzare sempre questa perché mi trovo bene, posso aumentare qui le CPU e il piano.
Però se state, ho mangiato degli spaghetti con la salsa messicana e se volete, di DOS cos'è? Ah sì, la protezione. Se volete utilizzare questo sistema, anzi, se volete fare dei render, utilizzate, mi raccomando, ve lo ripeto per la terza volta perché è molto importante, le stanze dedicate, che non sempre sono disponibili, a volte sono occupate e non potrete utilizzarle. Quindi ora aspettiamo un attimo che si crei la snapshot e poi ricominceremo in questo modo. Eccoci qua, ha completato la snapshot, quindi adesso andiamo a fare una cosa. Visto che ai fini del tutorial noi andremo adesso a distruggere il server. Quindi distruggi server, yes, è quello giusto, vero? Per tutorial, sì. Ok, distruzione del server in corso. Vedete che avevo speso 2 centesimi per configurarlo praticamente, mentre io al tempo ho sprecato molto di più, tipo 1,50 euro, perché non sapevo di questa cosa. Quindi mi raccomando, fate in questo modo. Ora andiamo, a voi basterà soltanto andare su impostazioni e aumenta la potenza del server, ma io al fine del tutorial lo rifarò. Quindi andiamo su snapshot questa volta e per tutorial, eccolo qua. Gli andiamo a dare questo computer che è più potente e ha più giga, e io voglio utilizzare questo, no, più potente no, però ha 300 mega di RAM in più, ma potrebbe esserci utile per qualcosa. Quindi mi metto il timer perché non voglio spendere oltre. Proprietà, no, alarms, modifica. Quanto? Un'ora, va bene. Ecco che è ripartito il timer. Ora prendiamo questo e lo chiamiamo per tutorial 2, più potente. Quindi ho preso tutto da Parigi, fantastico. E deploy now. Server con successo preso. Ora dovremo aspettare, praticamente si sta installando il server e dopo il server dovremo aspettare che la snapshot sia attiva. Quindi ci risentiamo tra, seguite il timer, tra penso 10 o 15 minuti, che è il tempo di installazione circa della snapshot. Eccoci qua, siamo tornati e con l'installazione è avvenuta con successo. Quindi entriamo sul per tutorial 2, più potente questa volta, e andiamo su guarda console. Ecco che abbiamo 20 giga di SSD a nostra disposizione, quindi apri e vediamo. Dovremmo vedere, aspettate, non sono sicuro che la macchina si sia avviata correttamente, perché non l'ho mai fatto da snapshot, è la prima volta. Dovrebbe funzionare subito, quindi aspettiamo un attimino. Canvas reading, al massimo dobbiamo fare reboot, riavvia. E no, funziona! Quindi facciamo l'accesso con la password computer e accedi. Fantastico, siamo dentro. E come potete vedere abbiamo una macchina virtuale completamente nuova, completely, ma questa volta è più potente, una macchina migliore. Quindi se vogliamo utilizzarla a pieno, la prima cosa che dobbiamo fare è andare su Gparted. Quindi apri Gparted, entra, password abbiamo detto che è computer, apri, e scansione degli hard disk. Vedete che qui abbiamo un non allocato 5 giga, che sono quelli che abbiamo aggiunto. È molto easy da questo punto in poi, e basta che andremo su ext4, ovvero quello che abbiamo creato, ridimensiona, sposta, e gli andiamo a dire che spazio libero dopo abbiamo 0. E questo permetterà di avere 15 giga di dimensione di sistema operativo allocabile per file o quello che vogliamo. Quindi ridimensiona, ok, vuoi allocare veramente la operazione in sospeso? Applica. E ragazzi, abbiamo appena ottenuto un hard disk 5 giga più ampio, e inoltre abbiamo 300 mega di RAM in più, e tutto a posto. Possiamo iniziare a lavorare, aprire il nostro Blender se vogliamo, se abbiamo una connessione più veloce della mia, possiamo anche, basterebbe una DSL normale, io ho una specie di dial-up, e possiamo anche entrare e avere tutto quanto che si carica in tempo reale, senza aspettare come sto facendo io adesso, che purtroppo è una problematica. Possiamo vedere che si riesce a lavorare tranquillamente, CTRL Z,
e gli diamo subito un render in tempo reale di tutto quanto la scena, se si degna di, ecco, e possiamo, abbiamo un qualcosa di super veloce, considerando che il computer fa cacare alla fine, ma considerando i tempi evoluti e che loro utilizzano sempre dei processori di ultima generazione, questo significa che comunque hanno un processore, uno, ma ne hanno uno molto più veloce del mio, è di 64 bit nativi, ed è fantastico, ragazzi. Potete fare i vostri montaggi, volendo potete farle anche dei video con interfaccia audio, quindi adesso non ho ancora provato, proverò perché dovrò fare un montaggio anch'io, e praticamente basterebbe utilizzare un server, il server, potete usare questo, per trasmettere broadcast, magari ad esempio con VLC, se non sbaglio, che non è installato, ma lo posso installare. Ad esempio con VLC possiamo dare un broadcast di quello che sente il microfono del computer, e quindi possiamo riceverlo noi sul nostro computer, collegandoci anche noi con VLC, ma a quel server lì, e perciò dovrebbe funzionare in questo modo. E facciamo un test rapido, no, giapponese non ci interessa, apt-get install, e gli mettiamo VLC, andiamo lì, ok, computer, va bene, SDC, sì, va bene, in lavorazione, quindi lo scarica, e anzi lo posso fare dal mio VLC, già che ci sono, ecco, quindi diamo media, e possiamo anche utilizzare volendo OBS, quello che sto utilizzando io, e broadcastiamo l'audio, però anche da qua possiamo in teoria farlo, cioè gli diamo stream, e file, no, network output to the device, videocamera, jack audio oppure desktop, e questo gli diamo stream, proviamo con jack audio connection kit, no, non c'è, stream, e to stream come gli media to for file used locally, type screen due punti, next, nuova destinazione, ecco che abbiamo un http o rtsp, avanti, trascodifica, avanti, se voglio andargliela, e stream, forse, ecco, forse in questo modo puoi collegarci a quello stream lì, quindi media, apri network stream, eccolo qua, possiamo dargli direttamente uno stream, quello lì, smtp, due punti, slash slash, quello che è, e sentirci il nostro stream direttamente dal computer. Se vi interessa ci faccio un video, lasciatemelo nei commenti se può interessarvi, e se ci riesco è una cosa magnifica. Quindi avanti, triggers completati, VLC, abbiamo appena installato il nostro VLC. Se volete riutilizzarlo, mi raccomando, fatelo sulla macchina virtuale più debole e fateci di nuovo uno snapshot dopo, così potete ricaricarlo subito in qualsiasi computer ci sarà dopo. Quindi prosegui e dovrebbe funzionare. Comunque poi proveremo. Se vi interessa, farò un test. Lasciatemelo nei commenti, mi raccomando. Quindi, per me il tutorial è completato. Se avete domande, fate domande. Io sono Francesco Yoshi. Avete il mio canale Telegram, che è frayoshi_feed, che trovate comunque nell'info box. E mi trovate in tutti i social network, frayoshi, anche Snapchat, se volete. Sono io. Se qualsiasi cosa chiedete, mi raccomando. E, saluto, Francesco Yoshi. Ciao. Dalla vostra macchinona virtuale super potente. Spegni. Ok.